Con la Seconda Guerra Mondiale, la produzione automobilistica dell'Aston Martin si arrestò. Finito il conflitto fu David Brown, un ricco industriale inglese, produttore di cambi e di trattori, ad acquistare la casa britannica. Le Aston Martin d'ora in poi si chiameranno con le sue iniziali, DB, e ovviamente il primo modello presentato nel 1948 fu la DB1, che vantava un ottimo telaio, ma delle prestazioni modeste a causa del vecchio motore anteguerra 2 litri a 4 cilindri. Il problema venne risolto con l'acquisizione da parte di David Brown di un marchio storico dell'automobilismo britannico, la Lagonda, che disponeva di un ottimo 6 cilindri di 2,6 litri da 100 cavalli.